Armando Iovino. Ciao. È interprete di Amleto a pranzo e a cena. Sì. Un Amleto da mangiare che nasce un po' in giro per trattorie dell'Emilia Romagna e che poi invece si ritrova di colpo, spettacolo, addirittura che guarda all'estero quasi, nei suoi viaggi, nelle sue cose, già comprato un po' in giro e che prossimamente vedremo. Forse con un altro titolo, ma sicuramente un Amleto da mangiare. Sì, un Amleto a pranzo e a cena, appunto. E, sì, sì, quello che hai detto è vero. Lo spettacolo che è nato nel progetto Teatro Errante, prodotto dall'ERT, è un progetto che nasce per portare il teatro in questi paesini dell'Emilia Romagna dove non ci sono strutture teatrali, dei veri e propri teatri, con un tendone. Progetto che è partito a settembre, adesso si è fermato, poi si riprenderà in primavera. E quindi, diciamo, l'ERT ci aveva chiesto di preparare, cioè, ha chiesto ad Oscar De Summa, che è il regista e anche lui interprete, scrittore del testo stesso, cioè, avevano chiesto di fare un progetto popolare che potesse arrivare ad un pubblico che non andava a teatro. E così è stato, in effetti. Poi, ovviamente, insomma, lui ha scelto quattro attori, compreso me, che comunque abbiamo delle esperienze, ognuno di noi ha una compagnia, siamo degli autori che ci scriviamo dei testi, eccetera. E ognuno di noi ha contribuito a mettere insieme questo lavoro che è diventato anche un lavoro importante, che adesso abbiamo fatto 2 settimane al Teatro delle Passioni per capire come, diciamo, potesse funzionare. Le prossime tappe quali saranno? Sicuramente. Allora, le prossime tappe, c'è una data a Rimini per un teatro nuovo che viene inaugurato, credo che lo inaugureremo noi il 27 gennaio, poi ci sarà la ripresa in primavera del Teatro Errante, dopodiché qualche tappa estiva e poi lo rifaremo al Teatro delle Passioni in dicembre e andremo in tournée 2 mesi in giro per l'Italia. Credo che affronteremo anche delle tappe, diciamo, delle città più importanti come Roma, Milano, insomma, in quel periodo lì poi verrà visto in generale. Ha avuto un ottimo successo, cioè è stato tutto esaurito per 2 settimane al Teatro delle Passioni, di questo siamo molto molto contenti. Sono uno spettacolo che a Napoli si dice è uscito buono. E tu che sei guaglione. E tu che sei guaglione. E in realtà siamo quattro interpreti, io faccio Amleto e... Fai Amleto, fai un po' la faccia d'Amleto. Oddio, col teschio in mano, un Amleto col teschio in mano che racconta, che fa i pipponi, viene citato nel testo come un Amleto che fa anche dei pipponi, che forse dovrebbe smetterla di fare questi pipponi. E poi ci sono gli altri tre personaggi che si dividono tutti i personaggi del testo. Oscar De Summa fa le parti femminili, quindi Ofelia e Gertrude, e poi c'è Roberto Rustioni, Angelo Romagnoli, diciamo tutti attoroni. Prodotti da? Prodotto dall'ERT lo spettacolo. E loro Emilia Romagna Teatro, che è una realtà attentissima, il teatro giovane, alle novità, sì, a quello che si muove sul territorio, con un'attenzione di ritornare sul territorio, no? Assolutamente, loro si occupano molto di questo, tant'è vero che Oscar è un attore, autore, che si scrive i monologhi da solo, cioè insomma un attore che da 10 anni lavora a testa bassa e che negli ultimi anni sta avendo un riscontro molto positivo del lavoro che ha fatto, tant'è vero che adesso Armonia Teatro del Festival di Castiglioncello gli sta producendo un altro spettacolo, insomma è un attore molto... e loro sono molto molto attenti a questo. E questa è una cosa importante, soprattutto con tutte le difficoltà che ci sono oggi nel teatro, che ci sono, e questa è una cosa che non si può negare, però, come dire, tra il fare e non fare noi abbiamo deciso di fare, quindi... Arma, e tu che vuoi dalla vita? Che voglio? Voglio poter fare questo lavoro, cioè mi accontento. Questa è la cosa che volevi fare? Sì. Quando? Dalla scuola media, dalla scuola elementare, da prima ancora? Da sempre, con una forte difficoltà nel prendere poi la decisione finale di andare via e di decidere di fare questo lavoro. Perché diciamo la verità, tu sei pure la macchia dell'iscrizione a giurisprudenza. No, sì, non è una macchia. Sì, no, Non è una macchia, io vengo da una famiglia di studiosi, ho 3 fratelli laureati, mio padre era un ingegnere, quindi... completamente lontani dal mondo del teatro. No, faccio questa domanda non per né per ridere, ma perché comunque quella della scelta del percorso artistico è sempre un momento di travaglio, no? Che uno vive interiormente e che tra l'altro implica la scelta comunque di fare un volo senza rete ad un certo punto. No? Perché, assolutamente. Parliamone, perché appunto, questa lancio, è una cosa... Un lancio nel vuoto, è assolutamente così, ed è questa la scelta più difficile, cioè diciamo il passo più grande è questo. E cioè fare quella, diciamo, prendere quella decisione, perché comunque finisci in un mondo dove non ci sono certezze, dove non c'è una strada stabilita che poi ti permetterà di fare
E il teatro credo che in Italia, che se ne possa dire di raccomandazioni e resto, resta un lavoro molto merocratico, cioè c'è la meritocrazia, in teatro c'è chi ha qualità, insomma chi ha qualcosa da dire, alla fine secondo me ci riesce, se ha qualcosa da dire. Io di questo sono assolutamente convinto, con tutte le difficoltà del mondo, ci sono, è un momento di crisi, ma credo che sia generale, e il teatro ovviamente è una di queste, insomma vengono tagliati fondi continuamente, però la gente ha bisogno di andare a teatro, Perché? credo, Perché c'è questo perché ha bisogno? bisogno di creare quella meravigliosa, non so come dire, quell'incontro meraviglioso tra l'attore e lo spettatore, tra quello che succede di vero quando il teatro è vero, ovviamente. E lo spettatore ha bisogno di questo, perché il teatro per statuto è sociale, cioè non c'è soluzione in questa cosa qui, cioè questo è vero, è per statuto, per cui credo che questa cosa non potrà mai finire, la gente andrà sempre a teatro, anche se viene delusa, ci ritorna. È una droga potente, È una droga, è una eh? droga potente, è per noi attori e credo che lo sia anche per il pubblico per certi aspetti, quindi credo che questa cosa non finirà mai, nonostante insomma la situazione non sia delle più rose in questo momento qui. Però noi facciamo, cioè voglio dire, io sono un attore che non ha una visibilità straordinaria, però lavoro e di questo sono contento, cioè, adesso, poi insomma senza pensare troppo in là. Le cose succedono, ecco, questo dico io, se uno si fa trovare pronto e sa che Ci cosa vuole vuol solo il dire. coraggio di dire a mamma, mamma, da Ma a domani. se Però stessi più che a mamma, a se stessi, pure quella è la mamma si difficoltà. incazza, eh? Mamma si incazza però. O Ma si preoccupa, si preoccupa. sì, si preoccupano, come no, mia madre è una, diciamo, io appartengo a una famiglia di spettatori del teatro, loro amavano Edoardo De Filippo, lo vedevano sempre, noi vedevamo sempre insieme a Natale. Le commedie di Edoardo De Filippo, io sono cresciuto con una famiglia che guardava il teatro, gli spettatori appunto, e quindi trovarsi dall'altra parte Non proprio, pensavano però di trovarsi sto cinema in no, sto casa. guaio, come si diceva, sto guaio, come si dice da noi, però poi l'hanno presa, insomma alla fine hanno accettato questa cosa abbastanza serenamente, anche perché credo mi abbiano visto convinto, credo, quindi si sono convinti anche loro, anche se, Ci dimmi. regali con questa convinzione una battuta di questo omleto da mangiare, mangereccio? Quale Allora, sceglieresti da... Di botto, la prima che ti viene in testa, proprio. ok, Guarda qua. Vai. essere pronti è tutto. Se non sarà ora, sarà domani. Se non sarà domani, sarà ora. C'è una speciale provvidenza anche nella caduta di un passero.